Matteo Baldi con voi, partiamo da Mario Volo. Ecco Matteo, esordio per te dal primo minuto in questa Serie B, arriva questa sconfitta. Storicamente noi in Serie B abbiamo valutato quello che succede per la Juve Stabia, almeno la prima l'hanno sempre persa, quindi diciamo non è colpa vostra. Oggi è mancato anche, come diceva in mister, un po' magari di fortuna, la traversa e altre situazioni. Qual è stata la tua sensazione, ecco, con una squadra importante come il Palermo che sicuramente non resterà ancora lì sotto per tanto? Beh, certo, sapevamo che andavamo incontro a una squadra molto forte, preparata, organizzata, quindi sapevamo delle difficoltà, ma ci eravamo pronti alla partita, abbiamo commesso qualche errore di troppo che ci ha condizionato durante il corso della gara e purtroppo non siamo riusciti a esprimerci al meglio, magari anche e soprattutto in fase difensiva dove dovrebbe essere la nostra forza. Ma ci dispiace non aver regalato una gioia ai tifosi per la prima partita in casa, ma sappiamo che da lunedì dobbiamo lavorare per portare a casa più punti possibili. Ne parlavamo prima col mister, guardando il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, il risultato ovviamente fa male, e però può insegnare qualcosa di questo campionato. La prestazione invece è sicuramente da prendere in maniera positiva, perché può essere anche un trend nel prosieguo di quello che è stato le prime quattro gare. Certo, abbiamo fatto un grande inizio di stagione, ma già oggi volevamo continuare su questo cammino, non è andato così. È un passo falso da lasciarsi alle spalle il prima possibile, ripartire subito sabato da Modena e fare un'altra grande prestazione e cercare di portare a casa il risultato. Ciao Matteo, buonasera. Volevo chiederti qual è insomma, la sensazione, le emozioni, quali sono anzi le sensazioni nello spogliatoio, perché sicuramente il risultato non è quello che sicuramente vi soddisfa, però la prestazione al di là del primo tempo, le occasioni, l'errore finale, c'è stata, voglio dire, c'è la sensazione, la consapevolezza che da questo risultato negativo può comunque crescere la consapevolezza e l'esperienza della squadra? Certo, siamo molto amareggiati per come è andata la partita, ma sappiamo che abbiamo provato a fare il nostro meglio, alcune cose ci sono riuscite, altre di più, quindi sappiamo che questo è un altro punto di partenza da prendere quel che c'è stato di positivo e continuare su questa strada già da lunedì e allenarci al massimo per affrontare al meglio la gara di Modena. Ciao, quando è stato importante per te e anche per il gruppo ritrovare le mura amiche? I tifosi ci hanno dato una grossa spinta, infatti eravamo contenti di fargli un regalo oggi, purtroppo non siamo riusciti, sapevamo che il Palermo è una grande squadra ma noi potevamo far di più e speriamo dalla prossima partita in casa di regalare un grande regalo perché sappiamo quanto ci tengono, quanto ci sostengono e per noi sono veramente il dolcissimo uomo in campo. Ciao Matteo, ecco, cosa ti lascia questa partita a livello individuale? Perché forse c'è stata una leggera disattenzione su Di Francesco in occasione del cross che poi ha portato a uno dei gol del Palermo, e in generale come trovi, ecco, i compiti che ti ha affidato mister Pagliuca nella fase invece offensiva? Perché abbiamo visto che a volte si è creato spazio per la tua superiorità numerica che forse poteva essere... a volte riempito un po' meglio, ma solo perché giustamente il Palermo si è abbassato e c'era da creare nuovi spazi dove ve ne lasciavano davvero pochi. Questo ovviamente sono sfumature di una partita comunque buona e gagliarda da parte di tutti voi, non è il risultato a mascherarla, la vostra prestazione. Certo, personalmente so che devo migliorare, ho commesso quell'errore e so che devo migliorare per... far sì che in futuro non accada. E in fase di possesso andiamo sempre a cercare le idee che il mister prova nella settimana e cerchiamo sempre di metterle in campo, qualche volta vengono di più, qualche volta di meno, questo dipende anche sia dalle condizioni, da come siamo noi fisicamente, sia dagli avversari, come sono organizzati, tutto. Oggi secondo me in fase di possesso abbiamo fatto una buona gara, sappiamo che anche lì c'è da migliorare, dobbiamo sfruttare meglio le occasioni che creiamo, perché oggi ne abbiamo avute qualcuna e potevamo sfruttarla molto meglio, ma sappiamo che con il lavoro quotidiano, grazie al mister, grazie allo staff, possiamo trovare grandi risultati. Ecco Matteo, buonasera. Escludendo la partita di oggi, tre gol incassati, qual è il segreto della fase difensiva della Juve Stabia? Perché rispetto all'anno scorso sono andati via comunque riferimenti importanti anche per lo spogliatoio come Bachini, Mignanelli, eppure nelle prime quattro partite si era subito solo il gol ininfluente a Bari. Sì, certo, noi in settimana lavoriamo molto sulla fase difensiva perché sappiamo che può essere la nostra forza, deve essere la nostra forza,
e proprio per noi difensori è un vanto quando non subiamo gol. Infatti nelle prime 4 partite è andato molto bene, oggi siamo molto amareggiati di aver subito 3 gol e sappiamo che da lunedì dobbiamo lavorare per migliorare questa statistica, perché meno gol subiamo e più è meglio per noi da qui in avanti, perché ci mettiamo in evidenza e sappiamo che ci porterà frutto questa cosa. Sì, Matteo, alla fine di questa partita c'è questo 1-3, però è una prestazione che vi lascia tanta autostima in ognuno di voi, perché alla fine anche il grande pubblico che è arrivato qui vi ha tributato, perché ha capito che anche oggi, nonostante il risultato, avete dato veramente il massimo. Mi dà tanta forza questo. Certo, sì, i tifosi sono stati eccezionali anche oggi. Noi sappiamo che dobbiamo andare in campo sia per noi stessi, sia per il mister, sia per la società, ma soprattutto anche per loro, perché sono veramente quello che ci fa tirar fuori quello che abbiamo dentro. E sappiamo che dobbiamo far di più, perché oggi non è bastato, e sappiamo che dalle prossime partite dobbiamo tirar fuori questo qualcosa in più per portare a casa anche il risultato. Ciao Matteo, buonasera. Qual è stata la prima reazione dello spogliatoio subito dopo questa sconfitta? Perché una sconfitta che non toglie nulla al vostro campionato, che è ottimo in queste prime 5 giornate di campionato. E come si riparte già dalla prossima sfida, che sarà un'altra sfida molto dura con il Modena fuori casa sabato prossimo? Sì, sappiamo che in questa Serie B purtroppo non ci sono partite facili, sono tutte partite complicatissime, ma nello spogliatoio sì, eravamo molto dispiaciuti perché è un risultato che pesa ovviamente, ma sappiamo che abbiamo provato a fare del nostro meglio, quindi dobbiamo continuare a lavorare, perché siamo una squadra giovane, ci deve servire da lezione questa partita, e lavorando con il lavoro quotidiano sappiamo che possiamo toglierci qualche soddisfazione. Ciao Matteo, dopo questa partita e anche l'ottima prestazione, avete più rimorsi o rimpianti? Di sicuro il rimorso di non aver portato a casa nemmeno un punto è una cosa negativa, possiamo dire, un grande rimorso. Però sappiamo che essendo così giovani può esserci solo d'aiuto per migliorare, capire dove abbiamo sbagliato, analizzarla e andare avanti migliorandosi giorno dopo giorno. Ciao Matteo, Francesco Fedele, Prenta Serie B. Una domanda di campo: che sensazione avevate durante la partita? Perché posto quello che hai detto, ovvero della forza del Palermo, della grandezza in termini di status del Palermo, però non del vero, durante la partita non si percepiva questo differenziale. Cosa sentivate voi in campo? Qual era l'emotività che percepivate? Ma di sicuro non ci sentiamo inferiori a nessuno, sappiamo che magari dall'altra parte troviamo giocatori con più esperienza, ma deve essere una sfida per noi affrontarli durante queste partite, perché sono queste le partite con più difficoltà che ti possono portare grandi risultati, e quindi per noi deve essere solo una cosa da cui trarre ciò che abbiamo fatto di buono e imparare, ossia una lezione su cosa abbiamo sbagliato. Sì, ok, così. Grazie a tutti. Grazie mille. Buonasera.